tutte ragazze ed eccomi ritornata con un nuovo video. Se è la prima volta che entri in un mio video, io sono Noemi, una nutrizionista e una grandissima amante del make-up. Allora ragazze, vi do proprio vis-à-vis gli auguri di buon anno, perché in realtà sono stata un po' latitante, devo dire, nell'ultimo periodo, ma ho avuto diciamo un po' di cose da fare, inoltre ho beccato l'influenza, quindi insomma poco tempo per i social in generale. In ogni caso però ragazze, se non mi seguite ancora su Instagram, vi lascio qui appunto il link del mio account, perché sono decisamente molto più attiva lì che non su YouTube, ma in realtà ritornerò comunque a pieno regime, quindi con la classica programmazione di almeno 2-3 video a settimana. Inoltre ci sono diversi progetti appunto a cui sto lavorando e spero di parlarvene appunto presto. Come dicevo nelle storie di Instagram, ho un progetto molto importante a cui tengo e spero di potervene parlare almeno per primavera o comunque quando inizierò a vedere qualcosa di un po' più concreto, diciamo così. Allora, non faccio uno svuoto alla spesa veramente da tanto tempo, ma c'è stato Natale di mezzo, quindi abbiamo fatto una spesona appunto per Natale, per Capodanno, quindi insomma non ho avuto tempo e modo per farvi quel video di svuota la spesa. Allora, oggi sono stata all'Eurospin, oggi è il 23 di gennaio e conto di mettervi questo video direttamente oggi, vediamo un pochino. Ci sono diverse offerte, sono stata appunto ad Eurospin, in realtà anche settimana scorsa sono andata a fare un po' di spesa, principalmente di detersivi, e nulla, mi mancava qualcosina. Inoltre questa spesa nasce da due necessità. La prima è che avrò appunto lunedì delle persone che mi verranno a trovare, quindi ho comprato un paio di cosine da offrire. Seconda cosa invece, devo realizzare appunto delle ricette per quanto riguarda YouTube, e quindi sono andata a fare spesa anche per questo motivo. Iniziamo subito, che sono passati 2 minuti e ancora non ci siamo detti praticamente niente. Allora, iniziamo da questo versante. Allora, mi ero finito il mio disinfettante di Dexal, questo qui oramai l'ho sostituito da veramente tantissimo tempo con il Napisan. Io questo lo utilizzo principalmente per l'abbigliamento sportivo appunto di Mario, ma anche ad esempio per l'intimo. Appunto è un disinfettante, quindi ha un ottimo prezzo, e quindi oramai utilizzo solamente questo. Poi questo invece è la prima volta che lo prendo, è l'anticalcare appunto per lavatrice. Eurospin lo fa sia in questa versione simil Calgon praticamente, e anche nelle tab, però io per quanto riguarda le tab ho un po' di timore, ovvero dell'intasare i vari tubi, quindi non lo so, quindi preferisco prendere sempre liquido. Questo ha un ottimo prezzo, perché è 1,5 litri e se non sbaglio costa 1,99 euro. Nella mia zona l'acqua è veramente molto dura e quindi devo necessariamente utilizzare appunto l'anticalcare, quindi questo. Poi ho comprato del semplice vino bianco, in realtà Eurospin questo, se non sbaglio, è la versione che costa meno in assoluto, non è sicuramente molto pratica perché non ha il tappo richiudibile, però insomma ha un prezzo basso e quindi l'ho preso per questo, è il primo prezzo, credo 1 euro e qualcosa se non sbaglio. Poi ragazzi, ho comprato del semplicissimo cotone, io appunto quando vado in studio per l'esame bioimpedenziometrico ho bisogno di alcol e cotone per pulire al meglio le superfici di mani e piedi per attaccare gli elettrodi, e quindi appunto sta per finire il cotone, siccome è un periodo in cui mi dimentico praticamente tutto, l'ho preso per 59-69 centesimi praticamente. Poi mega pacco di tovaglioli, questi qui erano in offerta e convengono molto, perché Eurospin viene propone due, quelli da 250 e quello da 450 pezzi. Questo da 450 pezzi viene praticamente 10 centesimi in meno rispetto all'altro, quindi era in offerta comunque per 1,59 euro se non sbaglio. Poi ragazzi, allora, questione verdure, allora prezzi un po' così, insomma un po' altini, non è stagione per tantissime cose, infatti all'interno di questa spesa vedrete solamente le zucchine. Nulla, preferisco appunto dedicarmi al mio minestrone, che come sapete ho sempre di scorta nel mio frigorifero, oppure ad esempio classici piselli, fagiolini, spinaci, robe varie, compro quelli appunto e vado avanti almeno per questi periodi invernali. In ogni caso ho comprato comunque 4 zucchine, perché appunto devo fare una ricetta proprio per YouTube, e questi li ho pagati 2 euro, 2,12 euro, venivano più o meno 1,99 euro al chilo.
Poi ragazze, ho preso allora fagioli cannellini. Allora ragazzi, io in realtà compro quelli della marca Granoro in vetro, però ero all'Eurospin e ho preso questi che sono anche buonissimi, ve li segnalo. Sono appunto questi qui nella confezione di latta blu. E ragazzi, dovete sapere che quando ero piccolina non amavo per niente i fagioli cannellini, ma solo ed esclusivamente i fagioli borlotti. Ora i fagioli borlotti freschi ce li ho congelati perché ho fatto scorta quest'estate. I cannellini ovviamente li compro così e praticamente la mia pasta preferita ultimamente è diventata, ad esempio, gnocchetti sardi con tonno e fagioli cannellini. Che se non avete mai provato, provateli perché è un piatto unico meraviglioso. Poi latte, ho comprato questi piccolini qui di Amo Essere, latte appunto alta digeribilità, quindi senza lattosio. E poi in realtà ho comprato anche questi due, semplicissimo latte scremato. Questo di solito lo tengo sempre in dispensa, quando magari devo fare qualche preparazione, magari se realizzo un purè di patate metto un goccino di latte, magari metto questo anziché quello che bevo normalmente a colazione. E quindi ho preso 2 litri di questo qui. Poi ragazze, scorta di grana padano era in offerta, ho preso la busta più grande, quella da 200 grammi, non ricordo l'offerta ma era comunque una buona offerta. Come sempre io ho il mio pezzo, in questo momento in frigo ho il biraghi che in realtà non è né grana né parmigiano ma è un similare, ma non mi piace molto da mettere sulla pasta, infatti lo sto utilizzando ad esempio come scaglie per quando faccio magari degli straccetti e robe del genere, ma sulla pasta non mi fa impazzire. In realtà io non amo neanche il grana padano, amo il parmigiano reggiano, però appunto ultimamente non ci sono, diciamo, delle grosse offerte per quanto riguarda i pezzi veri e propri, quindi andiamo di bustine. Poi ragazzi, ho trovato questa qui, l'ha segnalata Kika 73, che è una ragazza che io seguo, una donna appunto che io seguo già da un po' di tempo, mi fa morire. Considerate che Mario riconosce la voce di Erika, perché si chiama Erika, cioè da una parte all'altra della casa la riconosce e anche lui si fa delle grossissime risate. Allora, Eurospin ha fatto praticamente la pasta frolla e questa è una delle cose che ho comprato appunto per gli ospiti che verranno lunedì, insieme appunto a questo succo di frutta molto semplice all'albicocca. Noi appunto non beviamo questi, li ho presi per questa necessità, e questo appunto li farò magari con un po' di marmellata, vediamo, insomma, giusto per offrire qualcosina. Poi in offerta ci stavano le noci sgusciate, le nocciole, non le noci, le nocciole, per 99 centesimi e questi sono 100 grammi. In realtà lunedì ho comprato sempre in offerta da Lidl invece le mandorle sgusciate, anche quelle, e quindi sono a posto per quanto riguarda la frutta secca. Inoltre ho ancora i pistacchi di Coro e quindi lì siamo a posto. Oggi mia mamma appunto mi ha dato la mia scorta di ceci. Voi dovete sapere che noi compriamo il barattolone appunto di ceci secchi. Mia mamma li cuoce sia per me che per lei, e scusatemi ma ho finito la lavastoviglie, e quindi io poi li vado a congelare. Oggi ho mangiato appunto pasta e ceci e il resto li vado a congelare. Però magari capita quando magari sono in studio, Mario a casa, io magari ho dimenticato di scongelare i ceci o qualsiasi altra cosa. Prendiamo appunto questi e li tengo proprio come scorta, infatti ne ho comprato solamente due. Poi ragazzi, ho comprato gli anelletti siciliani, perché in realtà l'altra volta volevo fare la classica pasta con gli anelletti siciliani, ovviamente molto più light, diciamo così, e non l'ho trovata. E ora invece dell'Eurospin l'ho trovata. Io non compro la pasta dell'Eurospin, ma li ho trovati qui. Cottura 18 minuti, tra parentesi, è un riso praticamente, e quindi questo qua. Poi feta, che non compravo da un po' di tempo per appunto il mio contorno di verdure amatissimo, che chi mi segue sa che realizzo sempre. E ho comprato funghi champignon, erano in offerta a 99 centesimi, e poi funghi pleurotus, che invece questi sono 350 grammi, alla cassa ci stava lo sconto del 30%, quindi da 1,79 euro, fate un po' il conto quanto li ho pagati. Poi ricottine, questa è una scadenza non troppo in là, il 3 febbraio, e come sempre queste qui le prendo perché a Mario piace proprio magari fare un secondo con una ricottina e un contorno di verdure, lui è contento, una fetta di pane e mangia tranquillamente. Poi altri fagioli cannellini, ne ho comprato 4 confezioni se non sbaglio. Poi pasta
Pasta sfoglia, Mario dovete sapere è un amante della pasta sfoglia e solitamente quando rimane magari del prosciutto cotto, roba del genere, mi chiede sempre appunto di fargli la pasta sfoglia, quindi l'ho comprata per questo. Inoltre la rettangolare era in offerta a 59 centesimi, quindi l'ho presa. Poi altra cosa che ho preso, questo scade fra 2 giorni, quindi lo farò domani, è il salmone appunto norvegese affumicato, sconto del 30%, e quindi l'ho comprato, sono 150 grammi. Poi, allora, io non compro carne, questa cosa l'ho già detta, all'Eurospin. In realtà oggi ho comprato solamente il pollo e poi delle fettine che erano veramente molto buone, le abbiamo mangiate a pranzo, perché appunto chi non lo sapesse, lo dico molto spesso nei miei video, noi non compriamo, diciamo, carne da congelare, preferiamo sempre andare direttamente in macelleria. Io ho praticamente la macelleria a 2 passi e quindi vado sempre a comprare, diciamo, la carne fresca, anche se devo dire che ultimamente la carne rossa non la mangio tantissimo, l'ho praticamente quasi tolta dalla mia alimentazione, purtroppo essendo anemica non va bene, diciamo che si è un po' aggravata, diciamo, la mia anemia, e quindi devo mangiare ogni tanto appunto un po' di carne. Quindi oggi ho fatto gli straccetti di vitello con rucola e grana, e poi quindi li avevo pagati 3,40 euro, erano più o meno 5 fattine piccole, quindi le abbiamo mangiate in Mario, non erano, se non sbaglio, neanche 250 grammi forse. Poi ho comprato le fette finissime di petto di pollo. Ora ragazze, non so se voi avete notato questa cosa, allora comunque oramai nel 99% dei supermercati il pollo viene suddiviso in fette sottilissime, fette di pollo normali e petto di pollo intero. Le fettine sottili costano sempre di più, guardando ovviamente il prezzo al chilo, rispetto a quelle normali. Quindi io mi chiedo per quale motivo. Perché? Cioè sì, magari c'è un'attenzione maggiore nel momento in cui qualcuno la va a tagliare, ma non mi sembra il caso di rincarare così il prezzo. Questo costa 10,99 euro al chilo, quando invece quello normale, petto di pollo normale, di solito va a 7,99, 8,99, 6,99 in offerta, insomma. Poi ragazzi, ho comprato un'altra confezione di prosciutto cotto alta qualità, quello delle fresche fette, questo qui che se non sbaglio costa 1,69 euro. Poi ho comprato questa qui che non avevo mai visto, ragazze, e se voi siete delle esperte fatemi sapere a cosa serve praticamente. È una pellicola doppio uso, frigo e microonde. Cioè? Spiegatemelo. Costa 59-69 centesimi, forse qualcosa del genere. Poi ho comprato una confezione di speck in stick, magari da aggiungere ad esempio alla pasta e piselli, per fare appunto un piatto completo quando si è un po' più veloci, un po' più di fretta. Poi amanti di Mario, non le compro spesso, questa è la seconda volta che glieli compro, perché altrimenti lui li mangia senza avere un ritegno, e quindi delle compro poche volte. Queste sono praticamente le simil chipster, c'è scritto solo con olio di semi di girasole, e questo pacchettino da 6 costa, se non sbaglio, 1,19 euro, qualcosa del genere, quindi li compro in modo che ogni tanto li mangio, ma senza esagerare praticamente. Poi c'era in offerta la robiola, questa qua in realtà scade il 25 di febbraio, quindi non capisco il motivo dello sconto, va bene, ecco qui. Quindi una robiolina, per me è un buon secondo, magari con una fetta di pane, ad esempio, delle verdure, è una cena che tranquillamente porto in pizzeria e passa la paura quando appunto sono un po' di fretta. Poi pan grattato, ne ho comprato 2 confezioni perché ero rimasta praticamente senza. Per chi non lo sapesse, io il pollo lo vado semplicemente a panare, vado a mettere un po' di prezzemolo, un po' di pepe nero e un pizzico di sale all'interno del pan grattato, e vado appunto a panare le mie fettine di pollo. Sono delle cotolette molto light perché in realtà il pollo non lo vado a immergere nell'uovo, e quindi molto semplice. Ho preso questi per credo forse 79 centesimi a confezione, ed è mezzo chilo. E poi ultima cosa che ho comprato è l'avocado, ho cercato di comprarlo bello duro perché appunto devo fare anche un'altra ricetta. Ragazze, questa appunto è la mia spesa, tutto quello che avete visto ho pagato 50 euro, in realtà neanche 50 euro, 49 euro praticamente, e niente ragazze, io spero che appunto il mio ritorno vi faccia piacere. Come vedete, il mio canale comunque sta prendendo, diciamo, una piega completamente differente, ovvero non parlo praticamente quasi più di make-up.
semplicemente perché anche i miei interessi sono completamente cambiati. Ieri ho fatto praticamente un decluttering allucinante, ho buttato tantissimi trucchi, semplicemente perché, cioè, come vedete, oramai mi trucco veramente semplicissimo: mascara, eyeliner, rossetto e via. Quindi insomma è inutile anche fare un, come dire, accumulo compulsivo. E nulla, fatemi sapere appunto qua sotto quali video vi piacerebbe vedere prossimamente sul canale. Arriveranno comunque anche dei video di home decor, perché appunto per chi mi segue da tanto sa che in realtà casa ancora non è completamente finita. Devo mettere le tende, devo mettere i quadri, devo mettere tantissime cose. E ultimamente ho comprato alcune cosine, alcuni pezzi molto carini anche su Amazon. Sto aspettando che mi arrivino tutti, in modo da poter realizzare appunto un video. Ci sentiamo qua sotto appunto con tutti i commentini. Un bacione grande, ci vediamo presto!